Ciao bimbe, la maestra Martina ed io vi pensiamo sempre, quindi vi abbiamo fatto questa seconda parte dell'allenamento, da fare solo se si è fatto prima il riscaldamento. Incominciamo mettendoci nella posizione del cagnolino e facendo lo slancio con la gamba. Facciamo 5 slanci con la destra e 5 slanci con la sinistra. Mi raccomando, per fare bene lo slancio, la gamba all'inizio è tesa e poi solo alla fine si piega. Dobbiamo sentire che la nostra coscia sta toccando la testa. Dopodiché facciamo le capovoltine. Mettiamo un piedino, l'altro piedino, le manine appoggiate a terra e facciamo la capovoltina. Ricordiamoci che il mento deve sempre stare attaccato al petto. La prima arriviamo con i piedini chiusi e le braccia tirate, il collo bello alto, e la seconda uguale ma con le gambe aperte. Dopodiché facciamo la capovolta all'indietro. Quindi ci diamo una bella spinta, il collo sta girato e facciamo la capovoltina all'indietro. Dopodiché facciamo il pesciolino. Mi raccomando, facciamolo nel lettone e con qualcuno che ci guarda prima che ci facciamo male. Le manine stanno ai fianchi, si guardano le stelline e ci buttiamo in avanti senza aver paura perché tanto abbiamo il lettone davanti. Dopodiché facciamo la candela. Quindi facciamo la candela, mettiamo le manine sotto e stiamo così contando fino a 10. Adesso facciamo l'ascensore, quindi il piedino sale bello tirato e poi riscende. Lo ripetiamo un'altra volta e poi scende. E alla terza volta stiamo ferme e contiamo fino a 5. La stessa cosa la facciamo anche con l'altro piedino. Dopodiché ci mettiamo in un corridoio e facciamo la marcetta alternando una gamba e l'altra, 1 e 2. Adesso facciamo tutte le cose che solitamente facciamo nella diagonale, quindi la camminatina con i tacchi della mamma belli alti, poi la corsa scalciata dietro con i piedi che arrivano al sederino, poi i salti come quelli di Heidi e infine i salti di lato. Mi raccomando, questi facciamoli in un lungo corridoio, così ne possiamo fare tanti. Ciao bimbe, alla prossima!